programma fortemente sconsigliato ad un pubblico di minori. Ne ho passate tante e anch'io ho affrontato situazioni difficili. So che il carcere ha un costo a livello umano. 20 anni fa ho avuto seri problemi. Mio fratello è diventato eroinomane e mio padre è un alcolista. Al momento, in Gran Bretagna, i carcerati sono 88.000. Solo il 10% lavora a tempo pieno. Se è dura fuori, deve esserlo anche dentro. Perché lasciare che si girino i pollici? Ehi, Gordon, che succede? È ora che ripaghino il debito con la società. Dopo 6 mesi trascorsi a lottare con il sistema e i detenuti... Mettiti il lavoro su per il c***o! Perché stai facendo il maleducato? Perché io parlo così! La panetteria del Galeotto ha finalmente dato vita a dei prodotti da vendere al di fuori del carcere. Questi sono una bomba. Devi tenere conto che nei bar si serve latte molto dolce. I clienti lo bevono così. Quindi meno dolci? Ora devo convincere le principali caffetterie della città a comprare i nostri dolcetti al limone. Molto interessante. Te la sei fatta addosso? No, come no. Sei tranquillo? Ma molti ragazzi mi stanno abbandonando. Non tornerò in galera. Se firmeremo quel contratto dovremo espandere l'attività. La mia brigata è agli sgoccioli. Inoltre, ho un'unica occasione per convincere il ministro che questo progetto ha un futuro. Se non ne capirà l'importanza, questa cucina chiuderà. È inutile fare una comparsata in televisione per dire di quanto avete bisogno, come faceva l'altro governo. Grazie. Sono passati 6 mesi dalla mia prima visita al carcere di Brixton. Ehi, Gordon, amico! Vai alle cucine e sistema tutto, intesi? Ormai tutti sanno che è qui, perciò... Già. Anche se sono convinto che i nostri dolcetti al limone potrebbero diventare un best-seller... Non è facile come sembra. Non so se avete presenti, ma scivola tutto fuori da questa cavolo di sacca. Non sono ancora stato in grado di trovare un valido acquirente. È il mio chiodo fisso. Ottimo, bravi. Anche quando sono al lavoro. Ho molto da fare, ma non riesco a smettere di pensare. A Brixton, alla cucina. La mia mente si arrovella perché la panetteria dei Galeotti è a rischio. Dobbiamo avviare un'attività solida grazie all'appoggio di una grande catena di caffetterie. Una importante. Se non riesco a trovare un rivenditore disposto ad acquistare i nostri dolci, la panetteria del Galeotto andrà in bancarotta. Non durerà a lungo, a meno che io non convinca un'azienda davvero grande. L'industria delle caffetterie è una realtà in forte crescita in Gran Bretagna e vale 5 miliardi di sterline l'anno. Voglio conquistare una fetta del mercato, ma per ora l'accoglienza è stata fredda. La costa. Il loro responsabile è rimasto molto colpito. Tuttavia, una volta incontrato il consiglio di amministrazione per la sua approvazione, la collaborazione è stata interrotta. Siamo stati rifiutati anche dal Waitrose Café a causa del conflitto con Leston. Ho assunto un'esperta del settore della ristorazione che ha cercato di convincere la catena a caffè nero, ma c'è il dubbio che la ricetta sia troppo dolce. Pronto, sono Helen. Ciao Helen, sono Gordon. Ciao Gordon. Ho parlato con la caffè nero. Hanno qualche dubbio? Innanzitutto pensano che il prodotto abbia bisogno di un'ulteriore modifica prima che possano provare a venderlo nei loro negozi. Vorrebbero che avesse un aspetto un po' più ricercato. Me ne rendo conto, ma ci siamo visti di fretta. Non ho neanche potuto mostrarglielo. Al momento la preoccupazione principale di tutte le grandi catene è che prima di provare a vendere un prodotto vogliono assicurarsi che il fornitore sia in grado di consegnare la quantità richiesta. Ci sono altre catene come Squires, che ha 35 negozi in Gran Bretagna e anche in Nuova Zelanda. Ma le Squires sarebbe come passare dal Chelsea Football Club a una squadra locale del c***o. Continuerò a insistere. Te ne sarei grato. Quelli della Caffè Nero hanno dei dubbi riguardo al prodotto e alla quantità che saremo in grado di consegnare. Se da una parte continuerò a insistere per ottenere un incontro, dall'altra devo pensare a come espandere l'attività. Per far sì che i dolcetti abbiano successo non basta che abbiano un buon sapore. Il pubblico deve apprezzare l'idea che c'è dietro. Come venderemo i dolci? Come li metteremo sul mercato? Mi serve una mano perché tutto deve essere più che perfetto e non ci verrà data una seconda chance.
In carcere incontrerò Matt Kingdom, un esperto che si occuperà di creare il marchio giusto per noi. Ehi, hey, Gordon. Buongiorno. Come va? Mi fa piacere vederti. Come stai? Anche a me, molto bene, grazie. Ci siamo. Vorrei che Matt mi aiutasse a conquistare un pubblico attento al consumo etico. Vuoi assaggiarne uno? Mi piacerebbe molto, sì. Grazie. Di niente. Il mio obiettivo è guadagnare dei soldi per trasformarli in un capitale. Credo di sapere che cosa vi manca, Gordon. Avete un prodotto, sapete chi volete che lo compri, ma non il perché dovrebbe farlo. Buongiorno, ragazzi. State bene? Per trasmettere l'orientamento etico del nostro prodotto, è vitale conoscere le storie dei detenuti. Io sono un ficcanaso di professione, d'accordo? Scavo nei pensieri della gente e nel perché li fanno. Perciò voglio che mi diciate tutto di voi. Quante volte sei stato dentro? Più o meno 30 volte. Più o meno 30 volte? Sì, più o meno. Quanti anni hai? 34. 34? Sì. Quanti anni hai passato in carcere? 15 anni. Capisco. Ho alle spalle molti anni di tossicodipendenza, da quando ero molto piccolo, avevo 10 anni. Parlami un po' del progetto con Gordon. Quello che ha fatto? Che cosa ha significato per te? Mi ha spronato. Ora so che posso combinare qualcosa. Quando ti fai di droga, pensi solo a come procurartela e se non ci riesci, non ti rimane niente, solo un vuoto da riempire. E questo lavoro lo fa. Anthony Kelly è pulito da 9 mesi, ma molti detenuti del carcere di Brixton hanno seri problemi di droga o di alcolismo. David Jones è un ex soldato che ha iniziato a fare uso di droghe dopo il congedo. Questo corso mi ha reso davvero felice. È un motivo per alzarmi al mattino. Mi fa venire voglia di lottare per diventare qualcuno e cambiare in qualche modo la mia vita. Quello che dici è molto importante, lo è a prescindere dalla panetteria del galeotto. Questa non è una delle solite storie lacrimevoli. La gente sentirà parlare della disciplina che Gordon vi ha insegnato, del vostro lavoro e del vostro impegno. Avete fatto qualcosa per voi stessi? Cambiare. Cercare di cambiare. Ciò che hai detto è davvero molto toccante. Mi fa pensare che le vostre storie personali siano decisamente interessanti e mi piacerebbe magari scriverle sulla confezione e far sì che diventino un messaggio da diffondere. Salutiamo Matt, ragazzi. È stato un piacere. Ciao, bello. Ci vediamo. Matt ha già qualche idea per il nostro slogan pubblicitario. Potrebbe essere qualcosa come un sapore che ti cambia la vita. È di forte impatto emotivo. Lo si potrebbe scrivere sulle confezioni. Mentre Matt si occupa della presentazione del prodotto, io devo pensare a convincere le grandi catene di caffetterie che siamo in grado di fornire loro la quantità di merce di cui hanno bisogno. Ma ho appena scoperto che due dei miei più validi collaboratori, Anthony Kelly e Andrew Inslee, stanno per essere scarcerati. Domani ti mandano a casa? Sì, in teoria. Te l'hanno confermato? Sì. Allora te ne vai davvero. Quando uscirò di qua, so che potrò diventare qualcuno. Me lo sento nello stomaco. Voglio fare qualcosa e voglio farlo bene. Così dimostrerò la mia gratitudine. E gli altri detenuti penseranno, ci possiamo riuscire anche noi. Possiamo fare qualcosa del genere e cambiare le nostre vite. Sono contento che siano liberi e questa sarà la fine di un viaggio difficile per loro, ma il rovescio della medaglia è che la mia situazione si complica perché la mia squadra si è dimezzata. È sempre più difficile e frustrante perché se firmeremo quel contratto dovremo espandere l'attività. E la mia brigata è agli sgoccioli. Per quanto rimani qua? Sono fortunato. Tra 2 settimane torno a casa. Bene. Dopo quasi 6 mesi trascorsi a impartire lezioni di cucina ai detenuti di Brixton, ora il mio obiettivo è trovare un acquirente per i nostri dolcetti al limone. Se ce ne dovessero chiedere una grande quantità, il mio staff dovrà essere all'altezza. Ma ho appena scoperto che presto perderò un altro valido collaboratore. Se quando esco mando tutto a puttana, sarà stato tutto inutile. Sono un po' nervoso, capisci? Sì, hai ragione. Paul Wyatt è un eroinomane, condannato a 8 mesi di reclusione per il furto di alcune bistecche del valore di 50 sterline per pagare i suoi debiti di droga. Dopo 4 mesi, le autorità hanno deciso di scarcerarlo. La prima volta che fai uso di droghe, non pensi che diventerai un tossico. Pensi di saperti controllare. E credo che nessuno ci riesca, alla fine.
Stai bene? Sì, mi hanno appena dato i documenti. Mio fratello ha provato a uscire dal giro molte volte senza mai riuscirci. Quindi ho parlato con il manager del mio ristorante, il Savoy Grill, e ho deciso di dare a Paul un'opportunità. Non posso darti un lavoro e basta nel giro di 48 ore. Non accadrà mai. Ma sì, la settimana prossima ti organizzerò una giornata di prova da trascorrere in cucina. Se tu non darai problemi, rimarrai concentrato, dimostrerai qualcosa a me e allo chef e lavorerai bene, il posto sarà tuo. Va bene. Non voglio che tu stia in un limbo, perché è lì che entra in gioco la tentazione. Ci ho avuto a che fare per 15 anni e conosco a memoria ogni centro di riabilitazione, ogni programma e ogni camioncino per produrre la droga che c'è nel raggio di 40 chilometri. Sì. Tu sei l'unico che può mandare tutto a puttana. E se lo fai, io, Paul, non... Lo so, capisci? Mi dai questa opportunità e io non me la lascio scappare. Non farò cazzo. Grazie. Dopo aver mollato la scuola, Paul ha studiato per diventare chef, ma non ha mai finito il corso. È la sua grande opportunità. È un vero shock. Devo ancora abituarmi all'idea, ma... È fantastico, sì. Sì, non vedo l'ora. Mi aiuterà a rimanere motivato. Ancora meglio. Se manterrà la sua parola, lavorerò con Paul anche all'esterno della prigione. Ci vediamo, amico. Spero che Paul possa rivelarsi un valido acquisto per il Savoy Grill. Finalmente c'è stato uno sviluppo molto positivo per i nostri dolci. Salve, Zara. Sono Gordon Ramsay. Come sta? Mentre la mia squadra lavora sulla ricetta per renderla meno dolce, io parlerò con Zara Carter, la responsabile del marketing della Caffè Nero. E stiamo cercando di portarlo...